Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dei Cinghiali sul Tubo. Sono Vessor in compagnia di Tarabuso. Ciao. E del buon Grifias. Eccomi, salve a tutti. Allora, praticamente questo video nasce come una specie di challenge, una sfida che ci hanno dato i nostri iscritti, i nostri bei ragazzoni che ci seguono, i nostri bei cinghialotti, che praticamente ci hanno chiesto di fare alcune cose. Quest'oggi proveremo a fare il trattore, che ce l'ha chiesto Pietro Mora, e bevanda alcolica, che ci ha chiesto un robot. Allora, in primis, iniziamo a fare sto trattore. Allora, questa è tanto larga, comunque. Perché non ci passa? Io mi incastro dentro, comunque. Allora, stiamo cambiando alcune cose nella carrozzeria, che lo facciamo migliore. Ecco fatto. E la ruota va qui. Proceda, signor Grifias. Ok. Lasciamo perdere il parafango. Abbiamo fatto un'altra versione, prima c'era anche il parafango, però in questo caso proviamo a farlo così. Potrei provare parafango? Qua. Come l'avevi fatto il parafango? Non viene. No, viene una cosa. No, facciamolo così. Niente ammortizzatori, quindi? Non l'ho fatti, buon Grifias. Non so se ci conviene farli. Farlo con l'ammortizzatore o no? Come lo fa con l'ammortizzatore? Intanto il buon Tarabuso può procedere a fare le automatizzazioni. Ok, allora facciamo quindi intanto il... chiamiamolo coperchio, il grezzo. Niente, lo faccio partire da qua. Sì. Non si alza e click. Te lo alzo io? Perché è il mio. Ah, il suo, allora alzalo te, vai. No, non mi fa mettere gli ammortizzatori. Sono volato di sotto. Allora, metto la scatoletta dell'automazione dentro, che non si vede così e non rompo le scatole. Facciamo collegamenti. Gradi. Sì. Ok, ora le gomme davanti. Che è successo? Aspettate, perché c'è il click. Devo vedere un attimo se funziona l'automazione e ve lo risistemo. Perfetto, è un amore. Non so se lascia la cresta o no, forse è meglio infatti, toglierla. Infatti, mi sa meglio toglierla, sì, la cresta non ci dice niente. Ok. Ecco. Prova un po'. Fuck. La che cofano professionale. Tanta roba. E questo perfetto. È fatto. Perfetto. Vai, risistemano nel click. Io non riesco a uscire, però ok. A posto. Allora, le gomme davanti. E io allora intanto faccio le portiere. Le portiere, sì. Allora. Vedono girare? No, aspetta, tolgo il click. Vai. Sì? No, penso che vada bene. Perfetto, perfetto. Mi sa che sono al contrario, gira a destra. No, no, aspetta, aspetta. No. Ma prova. Ora sono giusto. Ecco, perfetto. Ma intanto ve le fo grezzi, gli sportelli, poi vedete un po' come. Quindi è meglio toglie questo. Ah no, perché c'ha il coso che si apre. Niente. Allora fammi fare la scatoletta. Però come cacchio ci entro? Avanti. Ok. Da sopra. Devi saltare. Oh, numero. Allora, scatoletta dell'automazione per le portiere. Magari non sarà esteticamente bello, però serviva di farlo molto capiente per far muovere il personaggio dentro la cabina, perché altrimenti si incastrava. Per questo magari la forma non sarà bellissima. Ma è fighissimo. Allora, di 35, no, 45 gradi facciamo. Quindi, il primo... No, aspetta, un attimo, tolgo. Da... Sì. Grazie. Vai. Madonna, mi sono castato, ok. Allora, il primo apre il cofano, il secondo apre le portiere. Perfetto. Che non ci si passa. Forse è meglio aprire di più. Forse era meglio mettere al contrario. Ma metti 90 gradi,
Eh sì, metti 90 gradi. Ora se riesco a liberarmi da... Con 90 gradi vai tranquillo. Oh. Ora se sì. No, faccio un movimento all'incontrario. No, no, va benissimo. No, 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 così. Si aprono così. È un amore. Va il trattore. Trattore, aspetta, apriamo il cofano, mettiamo il gas perché se no non credo. Mettiamolo a palla. A palla oppure a penna, però non lo so, eh. No, a palla no, non lo metto a palla, niente. A palla no. Mettilo a metà a tutti. No, metà è poco. No, più di metà. Tiro più di metà. Quasi in fondo, via, l'ultime. Che peso comunque. Dai. Madonna quanto è brutto. Come è brutto, è bellissimo. Ma brutto tanto, eh. È un capolavoro d'arte moderna. No, no, è proprio brutto tanto. Va bene. Questo è il trattore. Ah, più o meno ci siamo, però. Spero, Pietro, che abbiamo... Siamo riusciti nell'intento di fare quello che ci chiedevi. Dobbiamo fare l'arancione. Non ci sono i colori ancora. Si poteva usare... Quelli in acciaio, ma... Quelli per fare tipo le strutture. Esatto. Ci potevamo pure attaccare una mititrippia, dai. Sì. Madonna, comunque è un bancavolo, davvero. Tira al massimo, prova. Sì, direi di fa... Perché un po' pesante. Mettiamo due turbine dietro, se no. No, no, intanto le turbine, bellissimo. Gliela fa con tutto al massimo. Turbine. Ok. Va anche troppo. Peccato non sterza. Ah no. Sterza poco forse perché devono essere più lunghi i cosi. Però sai, un trattore non è che... Sì, insomma, non è proprio controllabile al massimo, eh. È troppa potenza secondo me gli ha messo. Pure di sì. Ma girano bene le ruote. Sì, sì. Non sterzano tanto, però va bene. No, fammi uscire. Ah, aiuto! È una trappola mortale sto trattore. Chi ha schiacciato? Ha schiacciato qualcuno, mi sa. Dove ce l'hai i tasti per... Che ho aperto qua? No, un altro switch. Dov'è quell'altro? Come si aprono sti sportelli? Vai! Col 2. Ok, ce l'abbiamo fatta. Bene, questo potenza. È il nostro trattore. Adesso procediamo alla domanda di bevanda alcolica che ci ha chiesto di fare il robot. Allora, per il robot abbiamo fatto vari esperimenti, ma è un po' un casino. Soprattutto se facciamo un robot bipede, perché la stabilità è veramente molto precaria. Quindi al massimo siamo riusciti a fare un... Com'è il gergo tecnico? Tu la mi chiedi troppo. Non walker, un camminatore. Un camminatore, ah sì sì, beh, un camminatore. Pensavo walker, Texas Ranger, non so perché. Termini tecnici. Quindi al massimo siamo riusciti a fare un camminatore. Anche lì, già con quattro zampe, non siamo riusciti a dargli un'ottima stabilità. Andava un po' per conto suo. Quindi, per fare qualcosa di abbastanza stabile, abbiamo deciso di partire con intanto una base a piacimento, non troppo grossa, e soprattutto è fondamentale scegliere un materiale che non sia troppo pesante, perché abbiamo provato a farla anche in metallo, che è questo qui, ma è troppo pesante. Dopo un pochino la struttura diventa pesante e incomincia ad andare un po' per conto loro le zampe. Quindi una struttura così, mettiamo un blocchettino e il primo cuscinetto per far girare la prima parte della zampa. Anche questa non farla troppo lunga perché sennò viene una cosa vergognosa. E mettiamo il secondo pezzo. Qui diciamo di metterci un... Sì, una sospensione off-road che ci dà un po' più stabilità. Ok. E un blocchettino. E lo stesso facciamo di qua.
blocchettino e via. Poi abbiamo visto, abbiamo notato che comunque sia con una ruota sotto dà un pochino più aderenza, altrimenti se facciamo una piccola salita già perde aderenza, scivola e si rischia il capottamento come niente. Quindi mettiamola così come forma base. Qui abbiamo bisogno di fare un'automazione a quello che abbiamo scoperto noi, poi sicuramente ci sarà gente che ha fatto cose migliori delle nostre. Intanto vedo che dai martellate così. Sì, non serve a niente, ma è sempre piacevole. Allora, attacchiamo quindi a questo controller i vari cuscinetti e questo switch al controller, che servirà per dargli l'attivazione. Il movimento. Il movimento noi abbiamo dato di 180 gradi a tutte le rondelle. No, no, 195, ho sbagliato. Ecco qua. Vediamo di dare la giusta angolazione, che questa la sbaglio sempre. Sì, ci dovremmo quasi essere. Allora, creiamo un attimo un piedistallo per farvelo vedere in azione. No, sbagliato. Ci sta? Ok. E questo è il movimento. Per renderlo continuo, da qui mettiamo, clicchiamo su questo simboletto che sarebbe il simbolo appunto della continuità, quindi fa i soliti movimenti a rotazione, ora andrà per conto suo, che bello, già cominciamo male, è credo un mostro. Però sostanzialmente i movimenti di base sono questi, ok, fermiamolo un attimo perché è impazzito, non è troppo alto, da qui dobbiamo collegarci a altre due piattaforme del genere, perché per fare una struttura a sei zampe che possa anche sterzare nei limiti possibili dobbiamo collegarlo ad un altro pezzo, anzi ad altri due pezzi. Quindi facciamo questo per dargli un'inclinazione, un movimento fra pezzo e pezzo, dall'alto verso il basso, diciamo, per affrontare le salite. E ci colleghiamo un motorino che poi collegheremo alla zona di pilotaggio. Lo mettiamo al volo qui, così ci colleghiamo lo switch e il motore, così che quando praticamente usiamo i tasti per accelerare o decelerare, quindi mettere la retromarcia, il motorino farà muovere questa barra e quindi l'altra piattaforma che c'è connessa. Quindi da qui partiamo con un'altra piattaforma. Ah no, ho sbagliato, gli ho fatto una cazzata. Niente piattaforma, qui ci mettiamo una rondella che quindi dà il movimento orizzontale. Allora colleghiamolo alla zona di pilotaggio, così vedete che fa questo movimento, e con il motorino accelerando e mettendo praticamente a retromarcia fa questo movimento per affrontare meglio le salite e le discese. Così si vede, si vede meglio. Ecco qua. Prova un po' a farlo partire, mi sa che impenna. Madonnina, sembra che sto a ballare il twist tipo. Ok, comunque questo era per far capire la procedura da fare per creare un bipede o comunque un bipede, come vedete, ve lo sconsigliamo. Oh vabbè, fermati, va,
che è meglio. Ferma quel pazzo. Si ferma più. Ok. Si è fermato. A modo suo, ma si è fermato. E noi, per bevanda alcolica che ci ha chiesto di fare un robot, abbiamo quindi deciso di fare questa struttura qua. Ed eccolo qua completato. Abbiamo messo questa sottospecie di coda che ci fa da scalini e un casino, come vedete, di automazioni per riuscire a mandarlo. Tra cui c'è questo qui che serve per tirare dentro le scale con un semplice switch e un controller che fa piegare semplicemente le scale. Ci abbiamo messo due rotelline e via, più altri due collegati alle gambe, come abbiamo fatto vedere prima, tutti automatizzati a fare un giro di 180 gradi. E poi che abbiamo aggiunto? Questo motore che collega... Chi è che mi dà le mazzate? Io! Ecco, questo motore che si collega a questi snodi. Ora vi si fa vedere il tutto dalla cabina di pilotaggio. Lo switch, come vedete, per tirare sulla coda. Lo sterzo che si muove e il motorino che ci fa piegare per affrontare meglio salite e discese. Bo-bom, bo-bom, bo-bom. Pronti? Via! A fangiretto. Diciamo che siamo pure al massimo della velocità, tipo. No! Oddio. No! No! Fermi! Aspetta che mi tiro su. Ok. Sei un po' stranito sta cosa. No, mi sa che è il caso di ricominciare da capo. ballo. Vabbè. Non si ripiglia più, sa? Ma cosa è successo? Ci prova a fermarti. Abbiamo un problema, aiutatemi. Oh, collega. Wow, ecco. E ora? Ok, perfetto, ecco. Forse è un pochino meglio. Ripartiamo. Però siamo sempre con la salita. Ma ce l'ha fatta, perché la torta ce l'ha fatta. Ma ce l'ha fatta sicuramente. Sta bene che gliel'ha preso prima. Ma si erano incastrato il primo pezzo col secondo pezzo e non si hanno più liberato. Ci siamo quasi. Ce la deve fare, perché questo è attrezzato bene. Buon tarabusto, ci è diventato vecchio. Praticamente sì. E mi sa che finisce. E l'ha rifatto uguale. E mi sa che ora scatta il capriolone. No, niente capriolone. Sì, attenzione. È diventata un autoerotismo. Ok. Vai. Ma perché andava tanto bene nelle prove? Vero. Ok, partiamo da... Da qua. Aiuto. Da piano. Vai. Andiamo sulla coda. E via. Ma l'avevo tirata sulla coda, forse era quella. Sì, sì, ma l'avevi tirata su, mi pare. Allora, niente, è impazzito così. Che è successo? No, ma stai impazzendo. Ma detto che, secondo me, voto sul fatto della velocità, che è sempre un po' troppo veloce. È il suo punto di forza. Sì, in effetti poi troppo veloce comincia a cappottarsi. Se è più piano, esatto, se è più piano sicuramente riesce ad andare meglio. Anzi, no, cioè... È scappato Griffia. Il meccanismo funziona, però... Scatta. Perché vedo Griffia scorrere via? Dove sta andando? Mica prendere quel troiaio. Sì, ora prendo l'altro troiaio. Ecco, ma quello no, quello non fa una... Perché dovete sapere che ci sono altri robot poveri sfortunati che sono stati creati dalla mente... dalla mente, non mi viene nemmeno il termine, malvagia di Tarabuso. No, quello io non c'entro niente, Non andavo a prendere il suo. Ma quello l'ha preso? Non lo so, ma si è preso il suo, qui sta venendo fuori una cosa orribile, Sì. Stiamo un attimino rincartando per bene, no? Ah, fermiamoci. Siamo abbastanza snodato, anche troppo forse. Allora, ripartiamo. Forse dal è troppo capo. Snodato. Comunque, via, il robottone, il meglio che siamo riusciti a fare è questo qui, praticamente. Non è semplice. Poi magari più avanti introdurranno altre cose utili da usare tramite l'inventario che miglioreranno la performance, non lo so. Però non è semplice gestire il tutto. Comunque poi, fateci sapere altre cose che volete vedere
create. Noi proveremo, ci metteremo giù e cercheremo di crearle. Così faremo altri video challenge. Andiamo a vedere questo capolavoro. Ah, il gesto atletico. Che cosa brutta da vedere. Non ci credo, si fa lo scalino. Ale! Comodo, sali qui nonostante le scale. Ok, e questa creazione in più del buon Tarabuso ha davanti, vedete le chele, perché questo è proprio uno scorpione. Affascinante. Allora accendiamo con due, col tasto 2 ritiro la coda. Ah, col 3 sì, aprivo le chele. E con uno si parte. Questo è anche peggio del precedente, come vedete. Perché poi in metallo ha un peso devastante, va un po' così. Eh sì, le quando gambe prima non si parlava del legno, è proprio per questo motivo. Aiuto! Intanto, l'ombra di Grifias vedo che si avvicina. È un po' una minaccia questa. Piano piano, piano piano. No, ma anche perché aiuto, sto mi sono laggando, fa schifo, non riesco nemmeno a muovermi, tipo. Non mi muovo più, ecco, mi sono liberato. E questa è la creazione di Grifias, che non c'entra niente col challenge, ma è bellissimo. Sembra una moto faccia. Aspetta, aspetta, portaci a giro pure a noi. Ecco, appunto, no, come non dire. Sì. Era meglio il robottone, vada bello, tutte e due a quattro zampe per aria. Marcia. Bene, via, fateci sapere se il challenge è riuscito questa volta. Siamo riusciti a compiere il nostro dovere. Ah, ma avete aggiunto anche i fari che prima non c'erano. Sì. Li ho visti adesso. È molto più stiloso con i fari. Niente, il buon Tarabuso se ne va, è in penna. Noi ci salutiamo e ci vediamo a un prossimo video nel canale. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao.